indagata per spaccio di droga e favoreggiamento nell'omicidio di Sara. Ci sono sviluppi scioccanti nell'indagine sulla morte di Sara Centelleghe, la 19enne uccisa la notte del 26 ottobre nella sua abitazione di Costa Volpino, Bergamo. Il presunto assassino, il coetaneo elettricista di origini indiane Jashandeep Badan, noto come Deep, ha confessato il delitto ed è stato arrestato. Il giovane, che viveva vicino alla vittima, è accusato di omicidio volontario e rapina. L'indagine prosegue per chiarire il movente e definire i ruoli e le responsabilità coinvolte. La Procura dei minorenni di Brescia ha avviato approfondimenti sulla posizione di Sara DM, detta Ryan, 17 anni, l'amica più intima di Sara Centelleghe. Ryan era a casa con la vittima fino a pochi minuti prima dell'omicidio. I carabinieri di Costa Volpino sospettano che Ryan stia nascondendo informazioni, dato che ha cancellato dal suo telefono una chat con il presunto killer. Di fatto, la ragazza avrebbe occultato tracce cruciali e ora è accusata di favoreggiamento. Secondo le indagini, Ryan e Badan avevano in programma uno scambio di droga sotto casa di Sara. La ragazza, che stava dormendo, non era a conoscenza dell'incontro né dei traffici tra la sua amica e Badan, che probabilmente conosceva solo di vista. L'incontro non è avvenuto. Badan, invece di scambiare la droga con Ryan, è salito nell'appartamento di Sara per rubare la sostanza. Quando la giovane si è svegliata e lo ha trovato in casa, ha reagito urlando. A quel punto, Badan ha perso il controllo e l'ha aggredita. Sotto l'effetto di alcol e droghe, Badan ha picchiato Sara con pugni e calci, poi le ha stretto le mani attorno al collo, tentando di strangolarla. Infine, ha preso delle forbici appuntite e l'ha pugnalata 70 volte, infierendo soprattutto sul volto e sulla testa, in una violenza cieca e gratuita. L'omicidio è avvenuto nella camera da letto della vittima. Dopo aver commesso il crimine, Badan ha cercato di nascondere i vestiti macchiati di sangue, ma è stato individuato grazie alle telecamere di sorveglianza e alle tracce lasciate dal suo telefono. Arrestato e incarcerato a Bergamo, Badan dovrà rispondere di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà, dalla minorata difesa e di rapina. Quanto alla posizione dell'amica minorenne, Ryan, la sua versione dei fatti è stata confusa e inverosimile fin dall'inizio. È stata proprio lei a trovare il corpo di Sara e a chiamare il 118. Nella telefonata, avvenuta all'1:18 di notte, ha raccontato alle forze dell'ordine: «Sono scesa per comprare una bevanda al distributore sotto casa, ma non avevo i soldi e sono tornata su. Quando sono entrata, ho trovato Sara in una pozza di sangue. Era morta e ho urlato. Gli inquirenti hanno trovato l'appartamento in disordine e numerose tracce di sangue che conducevano fino ai box, lasciate dal killer in fuga. La morte di Sara è stata fissata intorno all'1 di notte. 16 minuti dopo, una videocamera di sorveglianza ha ripreso un giovane che si allontanava dal palazzo dove viveva Sara, dirigendosi verso il suo appartamento. In poche ore, i carabinieri hanno identificato il responsabile. Davanti a prove schiaccianti, Badan ha confessato il delitto e ha coinvolto Ryan, dichiarando: «Non conoscevo Sara, ero andato a casa sua per scambiare droga con Ryan». Ha poi aggiunto: «Sara mi ha sorpreso e mi ha aggredito, così l'ho colpita. Se non fumo, sono molto agitato ed esplodo». Per questo motivo aveva contattato Ryan per uno scambio. 30 euro di cocaina in cambio di 3 grammi di marijuana. La droga è stata successivamente rinvenuta. Dopo l'omicidio, Ryan ha cancellato i messaggi scambiati con Badan dal suo telefono, nel tentativo di non essere coinvolta nelle indagini. La chat è stata trovata sul cellulare del giovane arrestato. Una vicenda tragica, con un movente assurdo e una violenza inaudita. Sara è stata brutalmente uccisa mentre dormiva nella sua cameretta, pugnalata 70 volte da un assassino che nemmeno conosceva. E ora la sua migliore amica si trova indagata con accuse molto gravi, una storia dolorosa e terribile.